gli vuole. Ma io cosa... Ah, ma sono dei pancake. Oh, so farle, andiamo. Oh, cosa? Questo mi serve, io sono pronto. Ok, io ho tutto quello che mi serve. E adesso io farò dei pancake più buoni. Ok, così. Oh, che bello, questa pastella la verso qui. Ovviamente giro. Bene, fatto, ottimo. Oh, il prossimo? Non mi piace bianco. Cosa? Portami il mio colore preferito. Ma cos'è questa cosa strana? Ah, così meglio. Aggiungo del colorante e mescolo. E adesso? Sì, così. Ah, che bello. Ottimo. È ottimo, mi piace. Cosa devo fare? Ah, non so. No, faccio una cosa molto insolita. Faccio il contorno e poi l'interno. Ah, cosa devo mettere altro? Ah, cosa c'è dentro? Ah, cosa? Ups. Ah, è molto buona. Yummy. Ah, sì. Ah, guarda. Ah, tanti colori. Ah, sì. Devo girare. Ah, che bello. Io ho quasi finito. Devo prendere un po' di sciroppo. Oh, che buono che è. Yummy. Wow. Sì, i pancake neri sono più buoni. Oh, sì, ma questo... Cos'è che ha preparato? Ok. E il rosso sta bene. Ne metto tanta. Oh, sì. E devo decorare con i rani. Ah, che schifo. Fatto. Mangia. Oh, assaggia il mio unicorno. Oh, che belli che sono questi pancake. Oh, prova i miei. Wow, che bello che è. Ah, sì. Vabbè, i ragni li tolgo. Provo. Spero che non sia pericoloso. Ah, molto buono. Quale devo provare? Voglio questi. Ah, che buono. Ah, sì. Oh, che bello. E adesso provo questo. Vediamo. Sì, è buonissimo. Sì, questi sono i più buoni. Oh sì, ho vinto. Io devo finire di segnare. E voi? Ecco, devo fare questo. Ah, va bene. Ah, sì. Non è l'ora di dormire. Cosa, svegliala? Oh, dai, non fanno paura. Ah, sì. La patatina fritta. Adesso la faremo. Così. Devo sbucciare la patata. Ah, oh, che bella. Sì, mi calma. Io devo sparare tutto quanto velocemente. Scusi. Ah, sì, ecco, fatto. Mettiamo qui, tagliamo così, velocemente. Sì, quante patatine che ho fatto. E adesso aggiungiamo questo, che bello. Facciamo così. Wow, che colore. Un po' di verde, giallo, rosso. Prendiamo tutti i colori. E adesso devo friggere un po'. Tanto olio, così va bene. Lo mettiamo sul piatto. Tiriamo fuori. Mettiamo qua. E pensiamo per bene. Wow, che bello. Io prendo quel coltello con cui si taglia bene. Tagliamo. È quasi fatto. Lo metto qua, metto tanto olio così le patatine si riparano velocemente. Lo metto su qua. Oh, che bontà. È quasi fatto, quasi pronto. Metto sul piatto e ovviamente sì, la salsa. Sembra bello. Le patatine sono pronte. Ma manca il colore. Chi è? Devo lavarmi la faccia. Troppo nera. Oh my god. Oh, Wednesday, sei tu. Ma cosa farai? Che ho la zibinga. Cosa? Così è bella. Guarda com'è. Yummy. Prova il mio piatto. Yes. Dai, su, prova. Da dove devo partire? Ma questa cosa... Allora prendo la salsa. Vediamo com'è. Buona. Voglio ancora.
Sì, è bellissima. Oh sì, troppo pietosa. Ok. Ah oh, sì. Buona. Mi è piaciuta. Cosa abbiamo qui? Sì, che buona. Vuole mangiare tutta? Vabbè, non entra. Mary, stai bene? What? Sì. È incredibilmente buona. Voglio questo. Cosa c'era? Sono delle patatine. Sì. Io sono pronta. Oh, non ti preoccupare. Io, a me serve questo, mi serve. Un attimo. Sono fritte. E adesso un po' di carne. Ecco. E mangio. Così, bene. Pronto. E serve il formaggio. Ecco, ed è fatto. Sì. No, che bello. Ecco, ma questo è troppo noioso. Cosa devo prendere? Ecco, questi dolci. Proprio quello che serviva. Oh, che bello. Ne prendo uno. Lo taglio. Che buono. Questo via. E metto il cioccolato. E aggiungo dello gel. E devo provarlo. Ah, che acido che è. Ok, metto questo. Ok. Sì, che bello. Sì. Così buono. Avete visto? Ok, faccio così. E col formaggio faccio i denti, faccio un bel mostro. E manca qualcosa. Manca il cetriolo e qualcosa di rosso. Faccio dei buchizzi e metto della maionese. Questo è fatto. Dove devo prendere gli occhi? Devo cercare. Ecco, li trovati. Cosa? Prendi. Che orrore. Ma prendi i miei occhi. Sì, proprio quello che mi serviva. E adesso il capolavoro è finito. Oh sì. Io ho il cibo più buono. Io ne ho fatto uno bellissimo. Il mio si vuole essere mangiata. Che belli che sono. Voglio provare. Questo cos'è? Vediamo com'è. Mi piace. Qui cosa c'è? Vabbè, è normale. Vabbè, non è un granché. E questo cos'è? Sembra spettacolare. Devo provarlo. Sì, è ottimo. Ma io scelgo questo. Oh, ma come? Ok. E adesso, che sfida? Io voglio bere. Voglio questo cocktail. C'è quella tosse. Ma cosa è facile? Sì, sì, devo guardare. L'incarico è accettato. Ok, adesso farò tutto quanto. Allora, dov'è questo? Prendo il latte, tanto cioccolato, così sarà dolce. Devo mescolare tutto quanto per bene, poi aggiungo un segreto, una tavolina di cioccolato. Così ancora. E devo mescolare tutto quanto. La mia tazza preferita andrà benissimo per questa bevanda. Ed ecco, pronto. Cosa devo invitarmi? Sì, cioccolata. Yummy. Sì, buona. Sì, sta bene. Devo aggiungere dello zucchero. Non ne aggiungi troppo. No. Ok. Vabbè, devo aggiungere tanto zucchero. Così sarà buona. Ancora. E poi mi serve il latte. Non si apre. Poveretta. Vabbè, succede. Ok. Vabbè, latte e coloranti. Che bel colore. Mi piace il rosa. Ok, sarà molto bello. Ok, mettiamo qui. Così il contorno. E adesso gli zuccherini. Che bello. Sì. E adesso posso versare il cioccolato qui. Vabbè, poi aggiungere anche la panna. Oh, che buono. Tanta panna. E la decorazione. Così. Ehi, cosa? Mi sarà questo. Cosa?
O sciroppo? O mito rosso? Metto così la tazza. E ovviamente devo metterle sopra. Ok, un po' di cocktail. E naturalmente la panna. I pipistrelli sopra. Fatto. Okay. E la cannuccia. Fatto. Guarda come bello il mio cocktail. Tutto per te. Prova il mio. Oh, che bello. Ma quale devo scegliere? Questa sembra così buona. Voglio provarla. Oh, la panna. La panna è molto buona. Vabbè, sì. E la cosa? Ma questa è anche la nonna. Vediamo. Sì, molto buona. Ma vabbè, sì. E questo cos'è? È strano. Vabbè, è un cocktail. Cosa c'è dentro? I pipistrelli devono essere tolti. Sono così cattive. E io ho paura. Ok, prova. Ma non è male. Buono. Me lo cituri? E questo è cocktail. Sì, che bello. Potete cominciare? Sì, da questa pasta. È facile, sarà fatta. Io so fare la pasta e io non so farla. Vabbè, so cosa fare. Vabbè, si fa così. Devo mettere tutto quanto qui. Ma sono troppo lunghe. Ma devo metterle così. Ma è facile da fare. Così, con le mani. Oh no, che male. Oh, le mie mani. Ma chi fa così? Devi mettere la pasta così. E poi si scioglieranno così, vedi? È molto facile. Awesome. La pasta. Oh, come on. Vabbè, cos'è questo? Oh, no. Ok, la pasta si fa a casa. Io li faccio una pasta così nel mio ristorante. Ma non è difficile. L'importante è sì, farlo per bene, con l'anima. E lo farò così, col cuore, da sola. Faccio l'impasto e poi faccio la pasta. E per farlo più bella aggiungo del colorante. L'impasto è pronto. Devo aspettare un po'. Così. Devo aspettare un po'. No, però ci vuole tanto tempo. Si può fare così. Basta, è finita. Non è che ci vuole tanto. Ma con questo impasto posso fare una pasta molto buona. Ok, devo prendere la terella. E poi tagliarla. Così. Così a strati. E adesso devo cucinarlo. Ok. Fatto. Un attimo. E gli spaghetti sono pronti. E adesso è l'ora di aggiungere i polpi. Così sarà più elegante questo piatto. Sì, è molto bello questo piatto. Nonna, cosa? Il ketchup fa schifo. A me piace. Cosa sta succedendo? Ma cosa stai facendo? Cerco di tirar fuori. E non si tira fuori. Vabbè, non ti preoccupare. Ne tenuti troppo. Okay. Che ci devo fare? Ah, lo so. C'è un modo di fare la pasta. Sì, più bella e più buona. Mi servono i nodolini. E non è solito buono. Ma è così colorato. Ah, che schifo. Oh, man. Non sapete cucinare, mi invidiate. Awesome. E ok, piacerà. Come on! Allora? Vabbè, parto da questa pasta qui. Non dovevo mangiare una pasta del genere. Devo assaggiare. Ah, che schifo! Ma chi mangia queste schifezze? Okay. La porzione qui in centro è più normale. Gli spaghetti col ketchup? Io li adoro. Però è troppo facile. Anche se molto buono. Ok. E ora di mangiare l'indolini pororò. Vediamo com'è. È così colorata. Voglio mangiarla tutta. Ma perché è così piccante?
Oh, che terrore! Però è stato divertente. Sì! Io adoro il piccante. Tom, colazione, hai vinto. E preparatemi il cioccolato. E cosa stai aspettando? Dovete cominciare. Ce l'ha fatta. Ah, ce la farò. Sì. Certo che devo cominciare. Sì, dal latte. Devo metterlo qui. Perché si deve scaldare. E aggiungo il cacao. Così, mescolando. E poi devo aggiungere l'ingrediente segreto. Aggiungerò del cioccolato. Così sarà ancora più buono. È l'ora di versarlo. Qui. Devo usare il mestolo. E così non manca niente. Ah, sì. Ah, che bello. Che odorino. Sì, che puzza. Nonna, sì, la sua ricetta non è la peggiore. Ma perché si è fermata? Era bella. Ok, verso qui il cioccolato. E mi occuperò sì della panna. Ok. Adesso devo mescolare bene. Sì, così la panna sarà più buona se verrà mescolata da sola. Come on! E poi con la panna decorrò il cacao. Ma non è tutto. Sarà molto appetitoso. Ok. Se ci aggiungo dei marshmallow. Marshmallow, sì, sono così buone e so che piace a tutti. Adesso è ottimo. Ma perché fai così? Ma si può prendere, sì, la panna montata. Vabbè, però i marshmallow non sono male. E allora aggiungo il cacao con i marshmallow. Ma non è la fine. Perché non devo aggiungere gli Oreo. E sono molto buoni. Ok. E decorrando per bene. Oppure gli M&M's. Meglio se aggiungo tutto quanto. E ovviamente aggiungo del cioccolato. Così. Questo sì che è cacao. So che piacerà a Kate. Vediamo. Kate, prego. Tom, il tuo cacao sembra molto buono. Io parto da... Sì, è incredibilmente buono. Spero che anche quello del prossimo candel sia buono. Provo il cacao della nonna. No, non mi dispiace, ma Tom l'ha fatto più buono. L'ultimo candidato. Ma anche questo cacao mi piace molto. Ma quale scegliere? Vabbè, la versione di Tom mi è piaciuta di più. E io voglio che mi prepariate delle patatine. Patatine? Sì, se l'ha fatto. Vediamo chi vince. Come si fanno le patatine? Io lo so solamente mangiare, ma non preparare. Tom, prima deve sbucciare le patate. Si fa così. Con questo coltello qua. E adesso ogni patata deve essere tagliata. Così si assomiglia alle patatine. Vabbè, fai con le altre così. E adesso devo preparare. L'importante è aggiungere dell'olio. Così le patatine saranno croccanti. Ho capito. E adesso preparerò delle migliori patatine. Kate non le ha mai mangiate. Si può tagliare anche con un coltello normale. No, cosa stai facendo? Basta. Sì, ho esagerato un po'. Però ecco, ho tolto tutto quello che non serviva. E adesso devo tagliare tutto quanto. Sì, devo aggiungere tanto olio. Beh, forse ne ho messo abbastanza. L'importante è mettere adesso le patatine. Tom, hai esagerato con l'olio.
Guarda cosa sta facendo. Sì, non sapete cucinare. E io farò delle patatine vere, anzi dei nachos. Così, taglio a triangolini. Aggiungo un po' d'olio e metterò dei triangolini qua. E verranno cotte e sì, farò dei veri nachos. Pronto! E adesso posso tirare fuori. È troppo bello. Adesso devo mettere per bene sul piatto. Come salsa? Posso usare il formaggio sfoglio. Così saranno ancora più buoni. E sarà bello se aggiungo un po' di lime. Che bello che ho fatto. Ottimo. Spero che piaccia. Ma cos'è questa puzza? Tom, cosa hai fatto? Ma io... cosa? No. Devo servire delle patatine bruciate. Forse le piaceranno. So cosa devo fare. Se aggiungo... sì, questo. Forse Kate non lo saprà neanche. È ottima. Ho fatto tutto. Non lo so, nipotina mia. Allora. È molto appetitoso. Tom, dai, parto dal tuo piatto. Oh, che schifo! No, ma io cosa sto mangiando? Il cavolo, no, non mi piace. Vediamo cosa ha preparato lo chef. Vabbè, i accessori non li ho mai assaggiati. Sì, non a caso, non è che mi piacciono troppo. Vabbè, devo preparare... sì, provare le tue patatine. Oh, che buone che sono! Nonna, congratulazione, tu hai vinto! Che bello, sì! Cominciamo con qualcosa di facile. Voglio delle patatine. Certo! Certo! Volevo solo imparare a cucinare. Mentre tutti pelano le patate, è meglio che si verso qui dell'olio. Vabbè, non è mai troppo. Ok, così bene. L'olio, sì, adesso lo metto in ebollizione. Bene, bene, è quasi bollente. Che significa che posso mettere le patatine? No, fermati! No! Oh no! Che caldo, aiuto, aiuto! Cosa stai facendo? Cioè, quasi infiammato con l'olio bollente. L'olio deve essere versato con cura, così. Poi le patatine vengono... si frittano in modo uniforme. Guarda, si fa così. Ok. Vedi? Bene. Niente di difficile. Le patatine sono pronte, manca solo un po' di salsa da aggiungere. Bene, così. Le patatine. Okay. Penso che, vabbè, non siano delle patatine. E ora ho fatto delle vere patatine, ma non è tutto. Con le patatine normale farò, sì, una cosa molto buona. Aggiungo della pancetta, così. E naturalmente la salsa. Bene, un po' qua e un po' qua. E naturalmente aggiungo anche il rosmarino. Wow! Oh! Vabbè, forse non ho perso. Perché non usare delle patatine gommose? Dicono che se metti un po' di sciroppo saranno ancora più buone. Così. Inizierò a provare le delizie qui, al centro. Vediamo. Nonna, sono davvero buone, grazie. Ma io non sopporto il rosmarino, mi dispiace? No, non mi piace. Vediamo questo. Che bello, sono gommose. Fratello, hai fatto bene. Ora non so che scegliere con vincitore. Ecco, vince la nonna. Evviva! Questa volta il compito è un po' difficile. Dovete fare dei sushi. Oh, chiaro. Sì, la migliore ricetta di sempre. Sushi? Sì, non sa preparare i sushi. Cosa? Io
So preparare il sushi! Non mi crede? Vabbè, un sushi normale non è bello. Ma i sushi fatti con le cose gommose sono molto più belle. E al posto, sì, della panna acida ci sarà qualcosa di delizioso. Bene, bene. E sì, aggiungo un po' qua. E ancora un po' qua. Sì, che bello. Guardate, sì. E ovviamente non si può dimenticare dello sciroppo di cioccolato. Un'idea interessante. Anche il sushi sarà pronto. L'importante è seguire attentamente le indicazioni dello chef. Ma non è ancora complicato. Aspetta, faccio così. Niente di complicato. Vediamo quanto saranno buoni i suoi sushi. Vabbè, adesso aggiungo anche la salsa. Non ho mai visto un avocado. Ma che strano che è. La cosa più importante è che sia torcigliato nel modo giusto. Nonna, cosa stai facendo? No! Guarda, il sushi è perfetto, è quasi pronto. Oh no. Terribile! Non avevo capito che il tuo sushi fosse così cattivo. Devo aggiungere anche un po' di salmone. L'importante, sì, è tagliarlo poi per bene. E ovviamente devo metterlo qui nel piatto. E aggiungere, sì, la salsa di soia. Pesce, hai detto. Va bene. Adesso, sì, lo taglio. Fatto. Spero che sia delizioso. Vabbè, non sembrano così belli come quelli di chef. Non posso mettere questo errore davanti a mia nonna. Ho un'idea. Perché non fare il sushi col cetriolo? Sarà delizioso e anche sano. Così. Aspetta un attimo. Ancora qua. Che schifo. Ma no. Ma cosa sta facendo? Guarda. Il cetriolo è l'antipasto perfetto per il sushi. Tutto quello che devo fare è mettere del riso dentro. Ecco, adesso lo taglio e lo dispongo. Bene. Fatto! Non ho mai visto un sushi fatto in cetriolo e riso. Non ho nemmeno il pesce. No, non voglio provare. Cos'è? Okay. Un sushi dolce. Vediamo. Che buona. Ma non è nutriente. Vabbè, rimane l'ultimo candidato. Proviamo. Wow. Così. Vediamo. Sì! Sushi, chef, ha vinto! Era ovvio. Spero che tutti possano fare dei buffet! Sì! Ho sentito dire che bisogna iniziare con l'impasto. Non credo che avrò problemi. Vabbè. Aggiungo la farina. Così. Bene, bene. Non male. No, aspetta ancora un po'. Così. Oh no! Vabbè, fa niente. Vabbè, farò un waffle buonissimo, ma devo mescolare per bene il tutto. Così. Ok, ho finito con la pastella. Bene, e adesso devo versare tutto quanto qui. Let's go! Questi saranno i waffle più buoni che la mia sorellina abbia mai mangiato. La pastella? Sì, è davvero buona. E soprattutto niente gusci d'uova. Spero di riuscire a fare un waffle buono. Così. Tutti hanno aggiunto lo zucchero. Ma so che lo zucchero fa male. Quindi al suo posto aggiungerò... sì, una zucchina. E farò l'impasto con la zucchina. Così. Bene, bene. Grattugio per bene. Ancora un po'. Fatto. Aggiungo l'uovo. E un altro. E un po' di farina. Ok, adesso devo mescolare tutto quanto per bene. Ok. Un po' di prezzemolo. Sembra persino disgustoso. Ma questo è un impasto sano. E ora posso mettere qui. E farò un waffle buonissimo.
Bene, bene, aspetta un po'. Credo che il mio waffle sia bruciato, che caldo. Ma va bene così. Con la panna montata, frutti di bosco e sciroppo e cioccolato risolverò questo problema. Ecco. Non male. Perché no? Così. E io ho perso la gestione per il resto dello sciroppo d'acero sui miei waffle. E così. E un po' di burro non guasterebbe. Bene. E lo metto sopra. Ottimo. E io ho fatto i miei waffle salutari. E metto sì un po' di prezzemolo anche qui. Hello! Bene, bene. Proviamo. Che schifo, fratello. Il tuo waffle sembra bruciato. Non lo mangio. Questi sono waffle. Ma cosa sono? Zucchine e le erbe. Beh, che schifo, le odio! Nonna, i tuoi waffle sono incredibilmente buoni! Hai vinto questo round, sì! Awesome!